Ciao ragazze, in questo video vi mostrerò finalmente i miei ultimi acquisti, il mio secondo round dei saldi, saldi 2 la vendetta insomma. Ho comprato alcune cosine di abbigliamento e ho comprato anche qualcosina di make-up e cura della bellezza. Cura della bellezza, cura della persona, insomma. Partiamo subito con le cose che ho acquistato per quanto riguarda l'abbigliamento, perché sono poche. Ho acquistato da Promod un paio di pantaloni abbastanza particolari. Sono questi pantaloni qui, che di base sono grigi, ma hanno una stampa floreale sul bianco, sul grigio e sul celestino ghiaccio abbastanza spento. Sono dei jeans molto molto stretti, sono anche abbastanza lunghi, si stringono poi infatti sulla caviglia. Sono dei jeggings, comunque dei pantaloni molto aderenti, molto stretti, ma allo stesso tempo molto molto comodi. Dietro sono semplicissimi, hanno le due taschine solite dei jeans. Li ho già indossati e sono veramente comodissimi perché aderiscono molto bene sul corpo, sulle gambe, ma non danno assolutamente fastidio. E questi li ho presi perché mi hanno colpito subito per la fantasia molto particolare e anche perché erano scontati del 50%. Infatti, da 40 li ho pagati 20 euro. Sono stata poi da Tezenis e lì ho comprato un paio di leggings di Collant molto molto fini. Da 2,90 euro li ho pagati 1,45, quindi anche questi scontati del 50%. Sono dei leggings lunghi che coprono quindi anche il piede e sono questi qui, di questo bel color vinaccia, di questo bordeaux abbastanza forte. Ancora non li ho aperti, non li ho ancora utilizzati perché sono abbastanza fini, secondo me più utilizzabili, più sfruttabili nel periodo primaverile. Sempre da Tezenis ho comprato una canottiera, anche questa abbastanza particolare, che ho intenzione di abbinare con dei cardigan magari molto semplici, molto banali, di tinta umida. E ho trovato questa qui, anch'essa scontata del 50%, da 9,90, l'ho pagata 4,95 e si tratta di questa canotta maculata. Di base è rosa lilla e poi ha queste stampe maculate sul giallino e sul celeste. È molto ampia perché, come mio solito, ho preso una taglia in più, vedete, lunga lunga, e termina con il pizzo sempre maculato nella parte terminale della canotta. Quindi anche questa qui è sempre da Tezenis in super offerta, se non sbaglio con lo sconto del 70%. Ho comprato un cardigan da 25,90, l'ho pagato 7 euro ed è questo cardigan verde, di questo color verde petrolio, verde bosco abbastanza scuro. È un semplicissimo cardigan lungo, ampio, che non ha bottoni, rimane aperto, ovviamente con le maniche lunghe. È abbastanza pesantino, secondo me fa anche abbastanza caldo. Ho preso una M. Sì, anche se le taglie sono molto ampie, quindi in realtà avrei potuto tranquillamente acquistare anche una S, ma come sapete preferisco prendere sempre una taglia in più per stare comoda, per stare abbastanza, sì, abbastanza comoda, insomma, con l'abbigliamento. E quindi per soli 7 euro ho acquistato anche questo cardigan e, se vi interessa, è presente anche nella colorazione nera e marroncino tortora. Poi il mio ragazzo mi ha regalato questo berretto, questa cuffietta in questo negozio che si chiama Bella Bijou, questa cuffietta bianca color panna con questo pompon sopra per soli 5 euro, eccolo qui. E sempre di abbigliamento vi mostro una sciarpa che ho acquistato nel catalogo dell'Avon, questa sciarpa molto lunga, ampia, sul lilla violetto con tutte queste stampe abbastanza particolari e termina poi con queste frangette, eccole qui. Questa l'ho pagata soltanto 1,50 euro, però dovevo acquistare in abbinato il nuovo profumo Faraway Bella, che vedete ancora con la sua plastichina, perché ovviamente prima di utilizzarlo voglio terminare qualche profumo che ho già aperto. E insomma, la sciarpa l'ho pagata 1,50 euro in anteprima, in promozione per le presentatrici, e il profumo neanche 10 euro, sempre in offerta per le presentatrici, ma nel nuovo catalogo la trovate. La sciarpa la trovate a 1,90 euro e il profumo a meno di 15 euro. Sono 50 ml di prodotto e anche questo ho già avuto modo di annusarlo nel catalogo e ha una profumazione dolcissima, è veramente molto gradevole.
Quindi mi riallaccio agli acquisti che ho fatto sul catalogo Avon e anzi un regalo che mi ha fatto mia madre è stata quest'acqua profumata dell'Avon Naturals, questa qui è alla ciliegia americana e noce moscata da 125 ml, anche questa qui ho già avuto modo di sentirla da altri clienti e è buonissima, molto molto dolce, sa di ciliegia, un odore veramente molto gradevole, molto dolce, io prediligo gli odori dolci ma allo stesso tempo importanti che si sentono sul corpo. Questa in offerta costava 3 euro. Sempre dell'Avon ho acquistato una maschera della linea Clear Skin, questa qui è la Blemish Clearing Peel Off Mask da 75 ml, è una maschera peel off quindi, questa qui, che dovete massaggiare, applicare sul volto, lasciare asciugare, lasciare in posa appunto per qualche minuto, anche una ventina di minuti e poi strappare via. Non ho mai provato questo genere di maschera e sono molto curiosa di provarla. Questa costava 3,95 euro da 75 ml. E mia madre, ma la utilizzerò anch'io, ha voluto comprare un'altra maschera, questa un pochino più tradizionale, della linea Planet Spa. E questa è Fiori di Loto thailandesi, da 75 ml, pagata all'incirca 4 euro. Di questa ho sentito solo la profumazione, perché non ho ancora avuto modo di provarla, una profumazione abbastanza delicata, abbastanza piacevole, e proveremo sicuramente anche questa, che ha ovviamente un'azione purificante per il viso. Questi sono stati quindi gli acquisti che ho fatto dal catalogo Avon, sul catalogo Avon. Come vedete qui a fianco a me ci sono altri acquistini, quindi vi mostro gli acquistini che ho fatto da Kiko. Da Kiko ho comprato solo 3 cose perché, come avete visto nel primo haul dei saldi, vi lascio il link da qualche parte, avevo già comprato qualcosina, quindi stavolta ho comprato solo 3 cosine. Io ho comprato il mio primo Watery Shadow, il numero 211. Questo era in promozione a 5,90 euro, così come un'altra colorazione sul blu molto scuro, anche quello molto bello, anche quello molto bello a 5,90 euro, ma ho deciso di acquistare questo qui perché ultimamente mi sto appassionando davvero tanto al verde, e questo è l'ombretto. Come vedete è un verde abbastanza chiaro, un verde acqua, ma allo stesso tempo anche abbastanza illuminante. Vi faccio anche uno swatch, così vi faccio vedere più o meno il colore. Sono molto molto scriventi questi ombretti, eccolo qui, aspettate un attimo, eccolo qui sulla mano. È chiaro ma allo stesso tempo illuminante, e questo l'ho pagato 5,90 in promozione. Poi, altro prodotto che ho acquistato è stato un rossetto, perché anche i rossetti erano in promozione, questi della linea Lipstick, a 1,90 anziché 2,50. Io ho comprato il numero 92, che è un semplice nude rosato, eccolo qui, ve lo mostro sulla mano. È un colore abbastanza neutro, abbastanza rosato, un colore tranquillissimo che si può portare anche di giorno, questa è la colorazione, e l'ho comprato proprio con questo obiettivo, con questo scopo, ovvero di utilizzarlo durante il giorno per dare un leggero colorito, una leggera colorazione alle labbra. Infine ho acquistato una matita, questa Smokey Eye Pencil numero 02, non mi ricordo assolutamente la collezione, forse quella natalizia, non so, comunque è la 02, quindi quella verde. Questa è la matita, è da un lato ha lo sfumino che mi sembra anche abbastanza funzionale, mentre dall'altra abbiamo la matita che vi mostro vicino all'ombretto. E queste matite hanno una fama abbastanza buona, ho sentito delle recensioni molto buone perché sono molto cremose e anche abbastanza persistenti all'interno dell'occhio. Questa è la colorazione che vedete sotto l'ombretto, quindi un bel verde smeraldo, un bel verde bosco abbastanza intenso, e in promozione l'ho pagata 3,40 euro, quindi un prezzo assolutamente accettabile, se non sbaglio era scontata del 50%. Passiamo poi agli acquisti che ho fatto, eccomi qui, da Bottega Verde. Ho comprato uno scrub per il viso perché avevo terminato il mio, come vedrete nel video dei prodotti terminati del mese di gennaio, e ho voluto acquistare questa maschera scrub alla mela verde, esfoliante e delicata per tutti i tipi di pelle, da 75 ml. Io questo prodotto l'avevo già acquistato e già utilizzato nella vecchia confezione, ma penso che la composizione del prodotto sia la stessa, la medesima, e quindi abbiamo comprato questo qui, io e mia madre abbiamo comprato questo qui alla mela verde.
se non sbaglio per 4 euro. E poi ho regalato a mia madre, ma lo utilizzerò anch'io, questo bagno doccia alla violetta da 400 ml per 2,50 euro. Ancora vi mostro qualche acquistino random che ho messo all'interno di questa busta e che ho effettuato da Acquestapone. Ho comprato nuovamente il mio amatissimo burro labbra burro cacao dei Provenzali all'olio di mandorle, questo idratante ed emolliente che contiene 5,7 ml di prodotto ed era scontato del 50%, l'ho pagato soltanto 1,50 euro invece che 3 euro. Sempre dei Provenzali, anche questo scontato del 50%, ho comprato il bagno schiuma erboristico all'olio di mandorle dolci, super idratante ed emolliente, che volevo provare da tantissimo tempo, l'ho trovato in offerta, 400 ml per 2 euro all'incirca. Ancora ho acquistato, e queste ve le ho già mostrate nella pagina Facebook, vi lascio il link nell'info box, due maschere, queste qui per il viso, della Montagne Jeunesse, spero si dica così, e ho sentito delle recensioni positive, veramente molto buone su queste maschere di questa marca, ho visto diversi video YouTube in cui si parla di queste maschere e anche la mia amica Tiziana, che saluto, ciao Tizi, ne ha parlato molto bene, quindi sono davvero curiosissima di provarle. Sono delle maschere purificanti e in particolar modo ho comprato questa qui, sempre peel off, al frutto della passione, che contiene 10 ml di prodotto, e ho comprato anche quella al cioccolato purificante che contiene 20 ml di prodotto. Queste le ho pagate 1,99 euro ciascuna, ma all'interno c'è tanto prodotto, quindi si possono fare diverse applicazioni. E infine, sempre da Acquestapone, ho comprato un prodotto Geomar, questo trattamento rassodante da risciacquare. A idratazione intensa con oligoelementi del Mar Morto da 300 ml, scontato da 5,90 a 3,90, quindi un olio per il corpo da massaggiare sotto la doccia e da risciacquare, che dovrebbe avere un effetto rassodante. E questi quindi sono stati gli acquisti che ho fatto da Acquestapone. Per terminare, come vedete qua c'è la busta di Sephora, all'interno c'è anche un prodottino Essence, perché finalmente sono riuscita a trovare il gel per sopracciglia di Essence e l'ho subito acquistato, perché le mie sopracciglia tendono a spettinarsi in continuazione, quindi spero attraverso questo gel di risolvere un pochino questo problema. L'ho trovato finalmente per 2,50 euro. Infine vi mostro degli acquistini di Sephora, ho infatti una gift card che mi ha regalato il mio ragazzo per Natale da utilizzare, l'ho utilizzata anche se in minima parte e ho comprato tre cosine. Ho comprato innanzitutto della marca Sephora questo panno in lattice per struccare il viso. In poche parole si tratta di un panno in lattice molto morbido che dovete inzuppare con l'acqua calda e senza nessuno struccante, nessun detergente per il viso, dovrebbe andare a rimuovere il trucco che avete sul viso, insomma, pagata 5,90 e sono curiosissima di provarla, vi farò una recensione apposita. Poi ho comprato il nuovo fondotinta di Pupa, l'Active Light fondotinta attivatore di luce per pelle perfetta SPF 10, e di questo avevo provato infatti un campioncino che ho utilizzato per 4-5 applicazioni, che mi ha colpito, che mi è piaciuto, e ho voluto comprare la full size. Questa è la confezione del fondotinta, quindi una confezione in vetro. Per chi fosse interessata, il prezzo è di 16 euro da Sephora, ma ho visto che da Acquestapone costa addirittura 19 euro. E ho deciso di acquistarlo perché è un fondotinta che rispecchia le mie esigenze, è leggero ma di media coprenza, ha un effetto luminoso, dà un effetto luminoso e abbastanza sano appunto al viso, non fa un effetto pastone, un effetto mascherone, ma un effetto porcellana abbastanza bello, abbastanza leggero sul viso. Ho comprato la colorazione 020, quindi una colorazione assolutamente non scura, tra le più chiare, e infine ho comprato la vaschettina famosissima di Sephora nella nuova versione fucsia, che ho pagato 5 euro e che ho intenzione di utilizzare per mettere i prodotti della mia skincare quotidiana, quindi latte detergente, tonico, contorno occhi, salviette struccanti e così via. Bene ragazze, questi sono stati i miei ultimi acquisti, il mio secondo round con i saldi, per il momento non penso di fare altri acquisti.
Infatti cercherò di utilizzare appunto tutti i prodotti che ho acquistato. Io spero che questo video vi sia piaciuto. So perfettamente che non è un video utile, però spero di avervi fatto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi i vostri commentini, pareri, impressioni, commenti, curiosità, tutto quello che volete. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!